questo video tutorial vedremo come usare Quizizz a casa con lo smartphone per ripassare un argomento svolto in classe. Prima di tutto è necessario scaricare e installare l'applicazione Quizizz. Per farlo dovrai collegarti a Google Play se hai un cellulare con sistema operativo Android oppure ad App Store se hai un iPhone. Nella stringa di ricerca in alto al centro digiterai Quizizz e cliccherai su Installa, che si trova sotto la dicitura Quizizz Play to Learn. Una volta terminata l'installazione, aprirai l'applicazione selezionando il comando Apri. Quizizz ti chiederà per quale scopo intendi usare l'applicazione. Selezionerai l'opzione For School. A questo punto saresti pronto o pronta per giocare, ma ti manca un dettaglio fondamentale. Se vuoi ripassare l'argomento svolto in classe con Quizizz, devi conoscere il codice di accesso. Abbandonerai momentaneamente Quizizz e aprirai la mail scolastica. Qui troverai una mail del tuo prof o della tua prof con le istruzioni e il codice per accedere al quiz. Conterrà più o meno un messaggio come questo. Salve a tutti e a tutte. Ripassate l'argomento dell'ultima lezione con Quizizz. Per accedere al quiz, nell'app che avete scaricato e aperto nel vostro cellulare, digitate il seguente codice numerico 4442 5898. Buon divertimento! E così faremo. Una volta tornato o tornata a Quizizz, nella stringa Enter a Game Code digiterai il codice del quiz che l'insegnante ha selezionato per te. Poi cliccherai su Join a Game. Per sostenere il quiz dovrai iscriverti. Sceglierai l'opzione Sign Up with Google. Tra i vari account che sicuramente compariranno nel menu, selezionerai l'account scolastico formato da cognome, nome, punto s, chiocciola, liceoenricomedi.education. Una volta completata l'iscrizione, dovrai digitare nuovamente il codice numerico che ti è stato inviato per mail dall'insegnante 4442 5898. Attenzione, non si tratta di un codice fisso per tutti i quiz che farai con Quizizz. Ogni quiz ha il suo codice specifico. Cliccherai quindi su Join a Game. Ancora un passo e ci siamo. Se vuoi, puoi cambiare il nome con cui sei entrato o entrata nel quiz, purché questo sia riconducibile alla tua persona. Per esempio, invece della sigla LV, scrivere il nome per esteso. Quindi clicca su Enter e poi su Start Game. A questo punto sei finalmente pronto o pronta per giocare. Nella barra in alto puoi controllare il numero e la sequenza delle domande, la posizione nella leaderboard, cioè nella classifica generale, e il punteggio. La domanda è a risposta multipla. Dopo aver letto il breve passo del Debello Gallico, devi scegliere l'opzione corretta tra le quattro proposte. Nella barra in alto, una linea che scorre misura il tempo a tua disposizione, in genere non più di 60 secondi. Minore è il tempo di risposta, maggiore è il punteggio se questa è corretta. In questo caso, se la risposta è corretta, comparirà un meme con un commento positivo, seguito dal punteggio ottenuto per la domanda in questione. Dopo tre risposte corrette, avrai diritto al Power Up, una sorta di bonus che ti consentirà di eliminare una risposta scorretta e selezionare quella giusta.